l'impegno del ministro degli interni a favore della squadra di calcio della sua città, l'agenda della prossima stagione, l'intervento di Angelino Alfano in occasione del vertice in prefettura ad Agrigento. Io ringrazio il presidente Alessi per avere dato pubblica attestazione a me dell'impegno profuso, del quale io personalmente non mi sono mai vantato. Quello che credo, lo credo per amore antico, è che una fede calcistica può restituire anche orgoglio ad una città e che l'amore per il calcio può risvegliare dei sentimenti unificanti all'interno di una comunità che ha tanti problemi e che non va neanche sottovalutato lo scatto d'orgoglio che una città come Agrigento può avere dal successo della propria squadra di calcio. Ecco perché io credo che tutti quelli che possono, senza distinzione di ruolo professionale o di colore, debbano impegnarsi per fare sì che la prossima stagione possa essere ancora migliore di questa. Ovviamente per quanto riguarda il ripescaggio sono tematiche del tutto estranee alla mia competenza, sulle quali io non posso e non devo mettere né parola né becco né dito. Per quanto invece riguarda il sostegno, io l'anno scorso mi sono molto impegnato per trovare enti o istituzioni che dessero una mano d'aiuto all'Acragas e la stessa cosa voglio fare quest'anno, perché quest'anno col riaccorpamento dei gironi e tutto quanto segue alla riorganizzazione del calcio italiano, se ci sarà il ripescaggio noi non dobbiamo combattere per salvarci, ma dobbiamo fare anche eventualmente in Lega Pro un grande campionato. Per riuscire in tutto questo io metto il massimo impegno e la massima disponibilità a collaborare con chiunque e anche se serve, e non posso farlo da solo, ma se serve anche a dar vita a comitati che promuovano un azionariato popolare per far sì che lo spirito della comunità per sostenere questa squadra parta dal basso. Io spero che tanti imprenditori agrigentini, non svenandosi, ma dando un piccolo sostegno alla società, possano sostenere questo sforzo che, voglio ripeterlo, non è uno sforzo solo sportivo, è lo sforzo che restituisce orgoglio ad una grande città che ha avuto amore per il calcio, che ha perso il grande calcio. E ritengo che in questo momento il fatto che lo stadio abbia avuto la possibilità di tornare ad essere pieno sia la prova che, nonostante le abbuffate televisive di calcio, nonostante tutto il calcio che si può comprare in televisione, c'è la passione per quello stadio, per l'Esseneto, c'è la passione per quella maglia biancazzurra che, a mio avviso, è un qualche cosa che non va depresso e che anzi va esaltato. Ed io credo che se ci sarà il ripescaggio, anche grandi società di Serie A potranno avere l'interesse ad avere una partnership con l'Acragas, una sorta di rapporto stabile che possa consentire quello scambio di esperienze e di atleti che rende grandi le squadre già grandi e anche quelle che si accingono a disputare per la prima volta dopo tanti tanti anni un importante torneo al quale chi è della mia generazione aveva potuto assistere solo da adolescente.